Siamo al telefono con il capogruppo della Lega a Milano, Alessandro Verri. Buongiorno Alessandro, buongiorno consigliere Verri. Buongiorno, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, l'abbiamo finalmente, siamo riusciti a trovarla perché insomma dovevamo capire un po' che cosa è successo. È arrivata la ribalta di quello che, delle cronache locali per un coro, non da stadio ma quasi, inneggiato, diciamo, dove esprimeva il suo dissenso verso Tajani. Va bene, io ho edulcorato, lei un po' meno, giusto? È giusto, è giusto. Allora, No, beh, scherzi a parte. È partito un vaffa verso Tajani. E cosa è successo? Come è venuta questa brillante idea? Beh, brillante non lo so, sicuramente provocatoria, questo senz'altro. Beh, in realtà cos'è successo? Semplicemente il movimento giovanile che coordino, come coordinatore dei giovani della Lombardia, ha voluto sollecitare ponendo un tema, sicuramente con magari delle maniere sbagliate, un po' forti, però abbiamo semplicemente voluto ribadire un tema che per noi è molto sentito e che per il quale noi, ma anche il nostro partito, ha sempre posto una posizione molto chiara, che è quella che la priorità oggi del nostro governo non è il regalare cittadinanze o comunque il tema della cittadinanza, ma sono altre le priorità per noi sono il lavoro, la famiglia, i giovani, la garanzia di un futuro stabile, per il nostro paese. E quindi vedere che qualcuno tra gli alleati, Infatti, insomma, ha perché non è che come l'ha detto, cioè, priorità differenti. l'avesse detto la Schlein, non, forse non vi sareste neanche arrabbiati più di tanto, no? Nel senso, diciamo, Esatto, fa il suo lavoro. E invece Tajani, il cioè, punto. è del vostri, è, nel senso, è un vostro alleato, state al governo insieme, com'è sta cosa? Ma si può stare al governo, avere idee e posizioni diverse su tanti temi, questo non vuol dire che allora non si possa andare d'accordo, anzi io credo che questo governo è stabile e che andrà avanti per i 5 anni. È chiaro che però noi siamo stati eletti come centrodestra con un programma chiaro all'interno del quale, diciamo, il tema della cittadinanza non era tra le priorità, o meglio, se deve diventarlo, lo diventi in maniera forse più restrittiva, nel senso che oggi il nostro paese è il paese che garantisce, che anzi che concede più cittadinanze in Europa. Evidentemente la nostra legge sulla cittadinanza oggi è comunque molto aperta e innovativa, e quindi francamente modificarla non è secondo noi Credo una priorità. che molti avrebbero dei dubbi a definire innovativa la nostra legge sulla cittadinanza, nel senso che insomma, Ma lei innovativa prima no, parlava. però No, il fatto che prima, comunque però, sia uno. Verri, prima lei diceva, insomma, c'è stabilità per i giovani e tutto, però parliamo anche di tanti esempi giovani che appunto sono magari figli di immigrati, ma che vivono in questo paese praticamente da sempre, hanno fatto tutto in questo paese e arrivano comunque ad avere 15, 16, 17 anni senza essere però riconosciuti come cittadini di questo paese. Cioè, Beh, siete ancora convinti che è così? possono essere riconosciuti cittadini italiani al compimento di 18 anni, quindi voglio dire, uno o 2 anni dopo non credo che cambi qualche cosa. Beh, 18 Ciò anni dopo. detto, beh, no, perché tu mi hai parlato di 15, 16, Ok. 17 anni, e quindi diciamo che per quella fascia, e detto questo, comunque ai ragazzi o ai bambini che hanno meno di 18 anni, il nostro paese garantisce tutti i diritti. Di fatto la cittadinanza ti garantisce il diritto di voto, che comunque tu puoi esprimere in più rispetto ai diritti che comunque già ti vengono garantiti, rispetto al fatto che comunque tu non possa votare prima dei 18 anni. Di fatto non cambia niente avere la cittadinanza prima o dopo. Quindi francamente oggi, se dobbiamo andare a guardare, ripeto, la cittadinanza, forse dovremmo guardarla anche un po' in maniera restrittiva, magari introducendo una norma che vada a verificare anche i requisiti, che vada a verificare la fedina penale, cioè oggi ti viene garantita la cittadinanza anche se hai commesso dei reati prima di richiederla. Quindi io non credo che sia una cosa abbastanza normale.
tu devi meritartelo. Dipende Beh. come cosa si calcola per avere appunto la cittadinanza. Nel senso che noi italiani possiamo fare quello che vogliamo, possiamo delinquere e non è che ci viene tolta la cittadinanza. Mi verrebbe da dire questo provocatoriamente. Quello che volevo capire però è Certo. se anche Forza Italia, mi viene da dire così, arriva però a fare una proposta del genere, come vi siete spiegati questa apertura comunque? Altrimenti, ricordiamo, non stiamo parlando di Ius Soli, ma di Ius Scholae, quindi insomma un po' Sì, diversa sì, la sì. situazione. Anzi, Ius Italia, se vogliamo. Ius Italiae, ah sì, giusto, ok. Adesso è stata chiamata così. Però, insomma, se anche appunto un vostro alleato come Forza Italia arriva a proporre, ad aprirsi appunto su un tema così, voi che risposta vi date a questa apertura? E convinti invece che non bisogna aprirsi? Ma no, semplicemente ognuno fa le sue scelte politiche, le sue scelte strategiche. Evidentemente Forza Italia crede che questo sia un tema particolarmente sentito per il suo elettorato. Io non credo che sia così, sicuramente non è così per il nostro elettorato, che invece ci chiede una posizione chiara e netta, come noi abbiamo sempre tenuto. Su questo tema, la nostra posizione è molto chiara. Oggi non è una priorità modificare la legge sulla cittadinanza, se proprio ne dobbiamo parlare, rivediamola, ma rivediamola in maniera molto più restrittiva. La cittadinanza, deve essere qualcosa, di meritorio, di fatto devi condividere, secondo me, soprattutto per chi arriva da altri paesi, devi condividere i valori, la storia, Però le vedete, ecco, tradizioni Verri, di un questo è il tema paese. però, è chi arriva da altri paesi, ma chi invece ci nasce in questo paese, è questo che io vorrei capire Chi con nasce in voi. questo paese ma condivide le nostre tradizioni, le nostre posizioni, la nostra cultura, è pronto ad integrarsi nel nostro paese, cioè è realmente così. Perché guardi, molti giovani, anche tra i più giovani, anche tra i minorenni, in realtà non è un tema particolarmente sentito. Ci sono molte famiglie all'interno delle quali i giovani non hanno come necessità o come priorità quella di vedersi riconosciuti i cittadini italiani, anche perché di fatto chi vive nel nostro paese, come ho detto prima, ha le garanzie comunque di vedersi garantiti tutti i diritti. Non cambia niente sostanzialmente la cittadinanza, se non la possibilità di poter contribuire alla crescita del nostro paese a livello elettorale e quindi poter dare un contributo a livello elettorale. Però per un ragazzo che ha meno di 18 anni, le differenze tra un cittadino o tra essere cittadino o non essere cittadino sono praticamente minime. Non Veri, mi verrebbe da dire, allora se sono così, esiste. allora, se sono così minime, perché non dargliela? Mi verrebbe da dire anche, faccio una battuta. Dopodiché sappiamo Beh, però che le diversità ci sono nel momento in ma cui ho perché bisogno di appunto, andare all'estero in gita con la scuola, ci sono momenti in cui voglio essere registrato come atleta per la nazionale italiana, magari under 18, under 17, cioè ci sono comunque le diversità. Questo, poi dico, poi, liberissimi di avere ognuno la propria idea, nel senso, però insomma ci sono comunque delle diversità, vabbè, se no non si certamente, farebbe questa per fortuna battaglia, siamo in un credo. paese libero, ognuno può avere la sua idea, chiaramente, assolutamente, viva Dio che sia Comunque, così. mi faccia capire, Verri, poche parole, quel Sì. baffa era la crasi di tutto questo suo discorso, giusto? Ma sì, sicuramente Ok. era una maniera provocatoria per ribadire un concetto in realtà molto più complicato, molto più complesso, un concetto, se vogliamo, una posizione politica Chiaro. che chiaramente abbiamo un po' esasperato, cioè, e purtroppo su questo vabbè, abbiamo fatto ammenda, ma Bravi. il concetto, il tema che noi abbiamo voluto porre, probabilmente, anzi sicuramente con modi sbagliati, ma in maniera un po' forte abbiamo voluto ribadire un concetto politico, una posizione politica che noi crediamo sia fondamentale, sul quale chiediamo anche al nostro stesso partito di essere molto intransigenti. Chiaro. Tagliani l'ha sentito per caso, non so, così per sapere se vi siete. Non vi siete Non sentiti. ho la fortuna di Non le ha fatto un avere coro la di possibilità. risposta? No, i giovani di Forza Italia non No, hanno fatto un coro di risposta? No, non non è hanno. partito il Il dissing non è dissing. partito. Beh, posso dire meno male, non se ne No, può più di questi no, dissing. scherzi a parte, stiamo facendo politica, dobbiamo essere più seri, noi abbiamo sbagliato a non esserlo Vabbè. abbastanza e quindi Vabbè, che sia per di fortuna. insegnamento per le prossime volte, allora.
Va bene, facciamo così. Beh, sì, assolutamente si impara anche Beh, dagli giustamente, errori. insomma. Ciò detto, nei metodi e nei modi magari si è sbagliato, Ma il messaggio ma qua. non nel merito, in realtà per me è assolutamente importante che si ribadisca una posizione chiara e mi auguro che, insomma, su questo tema il centrodestra ponga una riflessione e magari sposti l'attenzione su altri temi che sono molto più importanti e contingenti. Chiarissimo. Barry, grazie mille allora, buona Grazie a voi. giornata, buona politica e grazie e complimenti anche comunque per aver fatto appunto ammenda, aver capito che insomma si può sbagliare e giustamente ammetterlo e andare avanti col proprio operato però. Quindi grazie anche per questa lezione. La ringrazio tanto, No, Barry. no, no, lezioni io ne do poche perché, come ho detto anche al Corriere, devo ancora mangiare di pasta asciutta, quindi Va bene. di lezioni mi sento di doverne dare poche sicuramente, però continuo nelle mie battaglie che porto avanti in consiglio Ok. e soprattutto continuo a portare avanti la voce dei cittadini milanesi. E allora grazie mille davvero al consigliere Verdi. Mi raccomando, ne mangi di pasta asciutta, ma non tanta quanto l'ho fatta io, perché poi mi sono fatto prendere un po' la mano. Quindi mi raccomando, stia attento anche a quello, stia attento alla linea. Grazie mille, Verdi, buon lavoro. Assolutamente, buona giornata e buon Buon lavoro a lavoro, tutti voi. grazie mille. Ringraziamo ancora Alessandro Verdi, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale.